Però tra poco, continuando in queste condizioni, è impossibile poter, si rischia anche di non trasmettere, perché c'è il rischio anche per i nostri impianti che potrebbero ovviamente subire dei problemi a livello tecnico con la pioggia incessante. Abbiamo adesso qualche difficoltà ad aprire i cellophane, arrivano anche altri steward del nostro soccorso, ma veramente una situazione, signori all'ascolto, incredibile, imbarazzante. Scusate se ogni tanto magari prendo tempo, ma perché cerco di infilarmi anche mio la protezione, altrimenti non riesco neanche più a trasmettere, a parlare. Comunque, la gara è stata sospesa, come detto, le squadre sono tornate dentro perché la pioggia qui a Donetsk si è scatenata in una maniera incredibile. Le previsioni avevano parlato di un possibile temporale, ma non in questo modo. Nessuno l'aveva davvero caro Gianni, previsto. Ho provato di tutto, ma devo dirti che nella mia carriera, sia da calciatore, attenzione, perché non parlo solo di quella da commentatore opinionista, una situazione del genere, il pubblico praticamente di fronte a noi, chiamavano nei distinti, non così è completamente scomparso, praticamente è una situazione imbarazzante. Tanto vorrei raccontare anche quello che vedo qui in tribuna, perché ci sono i colleghi, tra l'altro anche il nostro collega di San Fulvio, ti sono caduti gli occhiali. Adesso la pioggia arriva impietosamente su di noi, io cerco anche di chiedere collaborazione allo studio, perché in questo momento è impossibile quasi restare in postazione, quindi chiedo a Pallarcaro. Va bene, allora in questo momento interrompiamo e appena possibile torneremo al nostro lavoro. Allora in linea allo studio, a te Paola dal coordinamento. Questo non è una tempesta, questa, francamente. Una tempesta perfetta, tropicale, così potrebbe dire. Una tempesta, ma il clima sta cambiando. Ma erano preoccupanti le inquadrature, hanno fatto delle inquadrature, non so se adesso con la regia le riusciamo a recuperare, ma c'erano delle inquadrature iniziali, nel momento degli inni nazionali, il cielo era nero come la pece, con fulmini praticamente che c'era a Montali un grande caldo prima in Ucraina, c'era molto caldo, c'erano 35 gradi, non abbiamo fatto in tempo a dirlo nella apertura. Il problema è che non ci sono più le mezze stagioni. Ecco, ecco, vedi. Abbiamo non a caso è stato direttore generale della meteorologia. Invece, per quello che si è riusciti a vedere, abbiamo parlato poco della partita prima. Sì. L'Ucraina a Montali è una squadra che ha fatto una festa meravigliosa la sera della vittoria contro la Svezia, grazie a Shevchenko, ma è una squadra che anche sulle fasce, per esempio, ha proposto dei giocatori forti, veloci, giovani. Sì, poi